Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli presenti in Cappella Domina Nostra e quanti oggi seguite attraverso Radio Domina, oggi la Chiesa 22 settembre celebra la festa di San Tommaso da Villanova, un vescovo santo. È una, diciamo tante volte, quasi una contraddizione un vescovo santo con i tempi che corrono. Sembrano più burocrati, no? Capi ufficio, inarrivabili, parlano di essere vicino al popolo, ma chissà come veramente va. Ad ogni modo, vescovo santo, fu fatto vescovo di Valencia, tante volte aveva rinunciato alla carica, ma alla fine ha dovuto arrendersi. In passato fuggivano dalle cariche ecclesiastiche, capito? In passato si fuggiva dalle cariche ecclesiastiche perché si aveva il timore del giudizio di Dio, capito? San Francesco non vuole diventare prete, e molti preti non volevano diventare vescovi. Sant'Alfonso Maria degli Buoni fece di tutto per non diventare vescovo. San Gregorio, quando fu scelto come papa, andò a nascondersi nella cantina del monastero da lui stesso peraltro fondato. Fuggivano dalle cariche, perché Sant'Agostino lo ha spiegato una volta per tutte come sarebbe utile che questo tornasse nei pastori della Chiesa. Sant'Agostino diceva: con voi sono cristiano, per voi sono pastore, due volte dovrò rendere conto a Dio. Era questo che metteva, direi, se la parola non venisse equivocata, metteva paura agli uomini santi. Non se la sentivano. Con quanta facilità oggi esistono queste piste di percorrenza onorifica per la corsa a diventare vescovi. È un vaneggiamento, è una sorta di miraggio di natura da diabolica. Il pastore dà la vita per le pecore, come ha fatto San Tommaso da Villanova. Direte: ma non è morto martire? Certo, ma non c'è solo il martirio rosso, c'è anche il martirio bianco e c'è il martirio del pastore che non vive più per se stesso, che non ha più tempo per se stesso. Volete sapere esattamente qual è il pastore vero? Quello che a un certo punto è talmente dedito agli altri che non ha più tempo per se stesso, se non nelle cose essenziali. Questi giorni stiamo assistendo alla trasformazione di Mirilla, che ha partorito. Non ha più tempo per altro Mirilla, non va più in giro come siamo abituati a vederla, a cercare affetto, ad essere a manca scodinzolando. È lì con i due cuccioli, il suo, adesso lei si è annichilita. È una qualcosa di straordinario dal punto di vista della natura, no? Ecco, il pastore è colui che, sull'esempio di Gesù Cristo, si annichilisce e vive per il gregge. Così ha fatto San Tommaso da Villanova. Santo vissuto nel periodo burrascoso del XVI secolo, quando Lutero dichiarò guerra al cattolicesimo romano. Ci furono in Spagna, in Italia, in Francia, questi vescovi santi, anche in Germania qualche volta, che hanno fronteggiato facendo da parapetto, mettendosi lì dinanzi all'affronto luterano, dicendo: dovrai passare sui nostri corpi. Hanno fatto da barriera all'eresia. Se noi vogliamo applicare oggi, figli cari, chi fa da barriera all'eresia? Che viene tra l'altro da dove non ce lo saremmo aspettati. L'immagine di Bergoglio che con la pala getta badilate di terra l'albero della vergogna, l'albero della vergogna idolatrica, l'albero della prostituzione della Chiesa agli idoli pagani. Dove sono i pastori che hanno preso se stessi come questi del 500 e hanno detto: da noi dovrei passare perché prima noi moriremo per difendere il gregge, moriremo per difendere il gregge. E oggi non si muore di morte fisica, la massoneria è più raffinata, ti fa morire dal punto di vista morale. Tu non vali poi più niente per la società, sei tirato fuori, sei scomunicato, sei malfamato. Le TV provvedono a farti
passare con un doppiaggio scenografico della menzogna, come se fossi un imbecille, un ridicolo, e il martirio della ridicolizzazione, della marginalizzazione, della ghettizzazione, dove sono? Di fronte all'eresia odierna, i pastori che col proprio petto stanno lì a dire: da qui non passerai se non sul mio corpo. Il pastore dà la vita per le pecore. Questo è decisivo. Dà la vita il pastore. Dobbiamo pregare che il Signore susciti queste figure, che poi i pastori veri, figlio di cari, non se ne stavano nei palazzi, non so, io ho notato, e nessuno se ne accorge a quanto pare, solo Don Minutella è l'idiota che si accorge di questo. Parlano tanto questi vescovi e cardinali bergogliani di andare in mezzo al popolo, no? Dicono questo: ponti, non muri, no? E voi di stare coi poveri. Ma dov'è l'orefice? Dove sta l'orefice coi poveri? Chi segue l'onefice può vedere, il vescovo di Palermo, può vedere benissimo che non è vero, che sono slogan. Non sono pastori che stanno col popolo, fingono, recitano e non hanno paura del giudizio di Dio. Perché oggi, ve lo garantisco, io che ho studiato a Roma e ho frequentato gli ambienti, una volta ho detto, ho raccontato qui a voi che si parlava di farmi entrare quando ero seminarista nell'Accademia Diplomatica Vaticana, figuratevi voi che fine avrebbe fatto la povera Accademia con sto povero Cristo che vi parla. E comunque io quegli ambienti li conosco, c'è una corsa all'anello, alla croce pettorale, ai bottoni di color ciclamino, e nella speranza che poi diventino rossi, e i titoli, la carriera diplomatica, il carrierismo, una piaga vera e propria. E oggi che celebriamo la festa di questo santo, peraltro poco noto, però che si è speso per il suo tempo, noi preghiamo per questo. Pastori, dice la scrittura, vi darò pastori secondo il mio cuore. E questa sera ci prepariamo alla festa di Padre Pio. Domani 23 settembre è la sua festa. Noi, sapete, su Radio Domina abbiamo dedicato un ciclo di catechesi, a mio avviso, bellissime. Le ho fatte io, però le ho trovate, pur avendole fatte io, assolutamente avvincenti. Perché siamo andati, se vi ricordate, l'anno scorso, sono state circa 20-25 catechesi, adesso non mi ricordo bene quante, catechesi dove abbiamo approfondito la persecuzione che Padre Pio ha subito da parte di Satana, perché è pastore secondo il cuore di Cristo. Per 50 anni questo frate contadino, speriamo che non sarà, ha portato nel suo corpo i segni della passione di Cristo. Quante cose potremmo dire su Padre Pio. Stasera e domani siamo in festa, ci sentiamo tutti spiritualmente, non so se siete d'accordo, a San Giovanni Rotondo. È la patria dei veri cattolici, San Giovanni, anche se è occupata quella roba lì, no? E cioè, pensiamo all'altare, quell'altare, non quello della delle due chiese costruite dopo. Vedete che Padre Pio, quando costruirono quella, che lui era ancora in vita, disse, quando gli chiesero la prima volta quella di Santa Maria delle Grazie, no? Quella grande, appena si arriva alla piazza del convento, c'è la chiesetta piccola dove lui ha celebrato fino agli anni 60, e poi c'è la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che diciamo è stata costruita quando Padre Pio ormai stava morendo. Sapete qual è il giudizio di Padre Pio su questa chiesa, che pure è bella comunque? E lui ha detto: sembra una scatola di fiammiferi. Sembra, chissà cosa dirà o cosa avrà detto quando Renzo Piano gli ha costruito quel mostro massonico, l'affronto della massoneria, perché la massoneria è guidata da Satana. Accanto al luogo dove è vissuto Padre Pio gli hanno messo quella inguardabile basilica dove tu entri e stai male, ci si sente male, entra, ti gira, ti viene il capogiro a vedere tutte quelle intanto questa forma circolare immensa, e poi ti sbarrisci perché non capisci più, non riesci a raccoglierti, e poi quelle vetrate lì ti fanno venire il capogiro. Per me è un tempio massonico.
E speriamo che sia solo massonico e non sia anche satanico. Ma è massonico, non c'è dubbio. Chissà Padre Pio. Poi l'hanno sequestrato, l'hanno portato lì per qualche tempo. Adesso so che è tornato a Santa Maria delle Grazie, mi sembra. Io non posso andare, figuratevi che fine farei se entrassi lì. E però il confessionale dove lui trascorreva le ore, però forse il luogo più emblematico che tra stasera e domani vogliamo pensare, a indugiare nella preghiera di fronte a questa testimonianza senza precedenti di Padre Pio è il coro, dove lui andava a pregare e dove si trova il crocifisso dal quale il credo 19 o 18 settembre del 1918 partirono i cinque raggi che lo lasciarono a terra con le cinque ferite della passione di Cristo, un pugno allo stomaco, capite? Poi Raner andrà a fare il regista a Roma mentre Padre Pio, capite cosa significa questo? Vi prego figlio mio, pensate il gesuita padre, teologo padre Karl Raner a Roma che prevede quello che Bergoglio sta ora realizzando, e cioè una chiesa massonico globalista, una chiesa sincretista, mentre Padre Pio ancora è in quel convento del Gargano e sale l'altare avendo sulle mani dei piedi le stigmate. E infatti è proprio sotto Giovanni XXIII il Papa che ha condonato Raner e gli ha permesso di diventare regista del Concilio, che a Padre Pio fu consentito di mettere i microfoni nel confessionale. Voi lo sapete che questo il Papa non avrebbe potuto farlo, perché è sacrilegio, perché c'è il segreto confessionale. Cosa di molto grave. Ma io queste cose ve le dico perché a me mi hanno scomunicato due volte, non ho nessun remora. Capisco i sacerdoti, i vescovi, i teologi, anacomastri che fanno finta che tutto va bene, piangono per le loro mamme e non piangono però per la Chiesa, che poi si preoccupano di parlare di questo. Ma è un dato di fatto. Giovanni XXIII non è un caso che proprio lui, il Papa di Raner, il Papa che ha consentito a Karl Raner di avviare un concilio che avrebbe distrutto il cattolicesimo romano, è quello che ha fatto piazzare i microfoni nei confessionali del povero martire Padre Pio. Lo fate passare troppo anche voi, miei figli spirituali, per una sorta di martire inebetito. State attenti. Il tributo di dolore, di sofferenza che Padre Pio ha avuto è incalcolabile. Qua e là, se si legge bene come ho fatto io, rovinandomi gli occhi, io ho approfondito molto la letteratura su Padre Pio. Si lasciava andare Padre Pio. Per esempio, Monsignor Maccari, che lo va a fare, gli va a fare a conto di Giovanni XXIII la visita apostolica e lo tormenta, e tu c'hai le donne, e tu c'hai i soldi, e tu ti droghi. Padre Pio a un certo punto risponde: lasciatemi in pace. Ma glielo dice proprio così, lasciate, come si vede nel film, quasi col cuore che gli esce dalla bocca: lasciatemi in pace. E quando ci va il sacerdote, si entra nel mistero, misteri di Dio, ma Satana gli ha giocato tutte le carte del film, si vede che il diavolo gli dice: tu continui e la tua vita sarà un inferno. È stato veramente così per il povero Padre Pio. Quel sacerdote, diciamo, insospettabile, che era Don Umberto Terenzi, si dice fondatore del santuario del Divino Amore, del Divino Amore a Roma, e fu lui che organizzava, fingendosi amico di Padre Pio, l'installazione dei microfoni. E quando gli andava a baciare la mano Padre Pio e se ne andava Don Umberto, Padre Pio diceva a quelli che erano lui più vicini: traditore, povero Padre Pio, quante ne ha viste in una chiesa. Perché è vero che lui soffrì all'inizio, ma ci poteva stare, siete d'accordo? All'inizio con Pio XI, negli anni 30, anni 20, quando si diffuse la notizia di un Padre Pio, di un frate con le stigmate, la Chiesa doveva verificare, ci siamo? E quello ci poteva stare. Ma la persecuzione degli anni 60, quando Padre Pio peraltro era già anziano, è veramente una vendetta
trasversale del partito raneriano-roncalliano che non sopportava l'esistenza di questo frate. L'hanno fatto morire, è un martire. Soprattutto, e per stasera concludo, vorrei dirvi tante cose, voi lo sapete, io quando parlo di Padre Pio mi infervoro, soprattutto perché Padre Pio si è ostinato a fare, attenti bene, pensate al crocifisso di San Giovanni Rotondo, Padre Pio si è ostinato a fare la cosa in assoluto più importante che anche noi dobbiamo continuare a fare. Mentre sotto la regia di Rahner e dei gesuiti massoni, sotto la guida apparentemente ingenua di Giovanni XXIII, si avviava il cambiamento della messa che poi sarà effettuato ufficialmente da Paolo VI, Padre Pio si ostinò a salire all'altare per celebrare la messa come il sacrificio di Gesù sulla croce. La sua più amata figlia spirituale Clotilde, non Clotilde, Cleonice Mocalli, ha potuto fargli un'intervista e Padre Pio ha consentito perché le voleva bene. E a un certo punto Cleonice gli domanda: padre, come vivete la messa? Vi ricordate cosa risponde Padre Pio? Invito tutti a riprendere questo testo. Padre Pio diceva: io rivivo tutta la passione di Gesù. Nel frattempo a Roma stavano già studiando come cambiarla la messa e renderla un banchetto festoso alla maniera luterana, togliendo di mezzo la parola sacrificio. La parola decisiva che si è imposta è stata quella di commemorazione, no? Memoriale soprattutto, scusate, non commemorazione, memoriale. La parola tecnica, raneriana-roncalliana, che poi Paolo VI, diciamo, battezza, consacra, è la parola memoriale. Notate, la parola sacrificio non viene abolita, operazione tipica della massoneria che Bergoglio incarna alla perfezione. Senza negare e senza affermare ti distruggo. Memoriale. Padre Pio dice a Clotilde, a Cleonice, mentre a Roma discutono su come cambiare la messa, Padre Pio dice: ma no, io subisco la passione di Gesù. Che cosa accadeva, Padre Pio? Bisognava chiederlo ai frati. Il partito massonico ha tirato un sospiro di sollievo quando finalmente anche l'ultimo dei testimoni di quelli che stavano accanto a Padre Pio, sapete com'era? Una figura più imponente e più non vedono l'ora che ti farla fuori o che muoia e che poi lentamente vadano via e vengano cancellate le testimonianze di quelli. Gesù ha avuto i 12 apostoli, ma ogni grande santo ha avuto attorno a sé figure maschili e femminili che attaccandosi al loro carisma, poi molto il fondatore, il carismatico, hanno testimoniato. Quanti di questi frati, ce n'è in particolare uno, non mi ricordo per esempio il suo nome, Paolo Lacomino, però potrei sbagliarmi, credo che sia lui, padre Paolo Lacomino, racconta come Padre Pio, lui era giovane frate, si preparava per la messa, diceva fra Paolo, sembrava che si stesse preparando alla crocifissione. Impressionante questo, diventava pallido. In sacrestia, silenzio assoluto, non come ho visto io i preti che tirano il camice in su e poi se lo fanno scendere, la stola addosso, in nomine patris, anzi nel nome del padre e del figlio. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Padre Pio, mentre metteva l'amitto e si vestiva dei paramenti sacri, proprio si avvertiva che gli stava attorno, che ansimava perché si preparava a salire al Calvario. Padre Pio l'ha vissuto fisicamente, ma misticamente noi tutti dobbiamo continuare a vedere la messa come il sacrificio di Gesù in croce. Il sacrificio di Gesù in croce. Noi tutti soffriamo, abbiamo malattie, problemi, la gente si dispera. Beate quelle anime che vivono della messa, perché allora quello è l'appuntamento qui o in diretta su Radio Domina, nel quale appuntamento noi ci uniamo. Capite che è un'unione, fusione perfetta alla croce di Gesù, uniamo le nostre croci alla sua e ci santifichiamo. E la messa è questa fissione nucleare, è questa tempesta solare che sparge luce ed energia alle anime. Io non sono un mistico,
mastico ma non mistico. E dunque, mastico ma non mistico, attenzione che mastico bene. E dunque, però, quando dico messa, nel momento in cui elevo l'ostia, dico, questo non è mai detto. Io, come dirmi, diciamo così, mi sembra di vedere Gesù. Vedo presente il Sacro Cuore Gesù con le braccia allargate e vedo questa energia di grazia che si diffonde sulle anime. Ogni sacerdote ha la ostia, c'è chi la pare cancellare, c'è chi sa il suo proposito, e poi invece quelli che magari indugiano almeno qualche istante, no? Contempli l'ostia, hanno scrivato i teologi valeriani a Sant'Anselmo che questo è un retaggio del pre-tridentino perché non si adopera l'effetto della visione dell'ostia, tutte quelle robe lì ideologiche, ma in quel momento lì, figlioli cari, l'elevazione dell'ostia consacrata è il momento più santo. Andatevi a guardare, ve lo promettete, questa sera fate due cose. Prima operazione, il crocifisso dove Padre Pio ha ricevuto le stigmate. E poi andate a guardare il video della messa di Padre Pio, però il momento durante la consacrazione. E si rimane, si vede Padre Pio partecipare a quello. Per questo credo, concluso per oggi, che la sua morte abbia segnato la fine di un'epoca. Padre Pio è come Giovanni Battista, secondo me, uno spartiacque. Dopo Padre Pio il sacerdote è divenuto tutta un'altra cosa. Avete notato? Sì, c'è stato San Maria Scrivale Balaguer e qualche altro sacerdote santo, Don Dorindo Ruotolo, sparso qua e là, Gaston Courtois, quando il maestro parla al cuore in Francia, e non so, ce ne sono stati qua e là sparsi che hanno mantenuto, però con grande fatica e sofferenza, l'identità del prete cattolico come Padre Pio, di un certo tipo, perché ormai si imponeva sempre di più il prete impegnato nel sociale, il prete disinvolto, il prete secolarizzato, il prete mondanizzato, ma l'impegno nel sociale lo possono fare i laici, ma la messa e la confessione la può fare solo il sacerdote. Il sacerdote è creato da Dio per dispensare la grazia, ecco perché Padre Pio marciva dentro il confessionale, marciva, non so come, lì ci vuole, penso anche al Santo Corrado d'Arso, concluso, lì ci vuole una grazia speciale, perché io, per quel che mi riguarda, sono chiamato ad altro, all'evangelizzazione, ognuno ha il suo compito, eccetera, però anche io dedico del tempo alla confessione, ma quando un'anima prolunga oltre il dovuto, oppure il prete è costretto a stare a lungo, e ti accorgi che quell'anima non viene per chiedere perdono a Dio dei peccati. Questo non c'è più, la gente non ha più il senso del peccato, e pochissime le anime che dicono ho peccato contro di te, Signore, non ti devono raccontare che stanno male, hanno i loro problemi, ma la confessione non è una seduta psicologica. Padre Pio mandava via quando la gente andava per cercare consolazione umana. La confessione serve unicamente a chiedere perdono, sinceramente pentiti dei propri peccati. E Padre Pio sta ore, intere ore a confessare. Questa sera e domani lo preghiamo, Padre Pio. Siamo tra l'altro, e concluso, nella novena a San Michele Arcangelo, e giorno 29 è la sua festa. Non credo sia un caso che Padre Pio sia andato a finire lì, a San Giovanni Rotondo, che è l'ultimo convento religioso prima di Monte Sant'Angelo, è proprio ai piedi del Gargano, no? Oh, questo stupefacente. Il Signore sapeva che Padre Pio doveva lottare come forse nessun altro santo ha fatto contro Satana. Una lotta corpo a corpo. Io dico al diavolo, ma vai a picchiare quelli che se lo meritano e lascia stare in pace i santi. E allora il Signore l'ha portato sotto le ali di San Michele Arcangelo. Padre Pio era devotissimo di San Michele Arcangelo. Devotissimo. Ed allora questa sera ci prepariamo alla festa di Padre Pio, San Pio da Pietrelcina. Guardate, l'ultima parola che vorrei dirvi, Benedetto XVI. Non lo ha conosciuto di persona, non c'è mai andato, quando Padre Pio era in vita, è andato Giovanni Paolo II, ancora giovane prete, caro Wojtyła, l'ha incontrato a Padre Pio, ci ha parlato, è andato Monsignor Marcel Lefebvre,
trovare Padre Pio, tanti sono andati, è andato Don Lindo Ruotolo, ma Josef Ratzinger non è mai andato da Padre Pio. Però gli è toccato canonizzarlo. Capite che bello? Benedetto XVI l'ha fatto santo Padre Pio. E io sono sempre rimasto impressionato da una cosa, perché gli hanno sempre detto: voglio vedere quale definizione dà il Padre Pio, perché Padre Pio è mica uno che lo puoi gestire facilmente, eh? Diceva sempre a Cleonice: farò più chiasso da morto e non da vivo. E diceva spesso: padre, ma siete stanco, dove siete stato? In giro a fare un po' di chiasso. Era così Padre Pio, sempre sullo scherzoso, nascondeva il travaglio dietro il sorriso, l'ironia. Ma allora Benedetto XVI, sapete quale termine adopera? Alla fin fine è stupefacente, lo trovo assolutamente eccezionale. Giovanni Benedetto XVI canonizza Padre Pio e dice questa frase, in una parola, ricordate lui come parlava quando ancora era pienamente nelle sue funzioni, in una parola potremmo dire che il santo di cui oggi celebriamo la canonizzazione è stato l'uomo di Dio. Punto. Lo trovo geniale. Perché uno si può applicare al discorso delle stimmate, no? La bilocazione. Uno attacca con Padre Pio, non la finisci più. Allora Benedetto XVI ha detto: attenzione, tutti questi erano doni che il Signore gli ha fatto, ma il nucleo sorgivo, la sorgente luminosa di Padre Pio era questa, come ha detto Benedetto XVI. Possiamo dire in una parola che egli è stato l'uomo di Dio. L'uomo di Dio, Padre Pio, uomo di Dio per questi tempi senza Dio. C'è una bella preghiera che mi hanno insegnato da piccolino. Questa preghiera è la mia prima fatica editoriale, l'ho fatta a 10 anni. Ho scritto un romanzetto su Padre Pio, poi si è perso, peccato. Avevo 10-12 anni, non mi ricordo. Ho scritto un romanzetto su Padre Pio, ma io ho scritto così perché ero andato con la mamma mia a San Giovanni Rotondo, lui due da soli, in tempi non sospetti. E a San Giovanni Rotondo, e allora mi ricordo molto bene un'esperienza per me. Io sentivo continuamente il profumo di Padre Pio. Diceva mia mamma: mamma, ma io sento questo odore continuo. Mia mamma diceva come se fosse la cosa più ovvia: è il profumo di Padre Pio. E io sono tornato a casa ipnotizzato da me. E ho detto sempre, ora che sono avuto, ma se Padre Pio ancora da morto ipnotizzava così negli anni '80, da vivo, che cosa doveva essere da vivo Padre Pio, capito? E allora ho scritto questo romanzetto su Padre Pio, nel quale appunto mi sono dilettato a raccontarne la vita, l'esperienza, ma io avevo già capito così piccolo che Padre Pio era santo non per l'estima o per i doni mistici, ma perché amava Dio. Pochi hanno amato Dio come Padre Pio nel dolore. Questa è una cosa che vorrò trattare domani, l'uomo della croce, ma già stasera vorrei dirvi a messa quanto ha sofferto Padre Pio. Noi non potremmo mai arrivare a capirlo, perché la santità passa dal Calvario, perché è la croce che ci fa santi. E voi potrete star lì a discutere secoli, è perché la croce, è perché il dolore, ma che Dio è, discutete quanto volete. La via delle anime elette è la via della croce. Punto. Chi la porta a farci mugiata non ama il Signore, ama più se stesso che il Signore. Capito? E una volta è andato un sacerdote austriaco, ha reso questa testimonianza. Ve l'ho raccontata? Ve l'ho raccontata? Ma sì che ve l'ho raccontata. Siete arrugginiti, no, ma voi sì. Ve l'ho raccontata. Allora è andato questo sacerdote austriaco, vedete che Padre Pio era negli anni 60, camminando, poi finita la messa, passava in mezzo a due ali di folla immensa, e Padre Pio pazientemente, che non si reggeva in piedi, doveva però salutare, la gente di sotto con le forbici gli tagliava il saio. E poi la cosa però simpatica è che lui si arrabbiava, però la gente faceva bene. Perché poi quel pezzetto di saio qualcuno se lo portava a casa, lo metteva alla persona che stava male, alla persona guarita.
Abbiamo visto con Padre Pio quello che i raneriani hanno voluto e continuano a far credere essere una fiaba quando si parla dei santi che facevano miracoli. Cosa dicevano? Roba medievale, roba del passato. Con Padre Pio il Signore ha mostrato che niente ha fatto roba del passato. Un sacerdote austriaco si trovava lì, mezza età. Padre Pio cammina, lui si dispiace perché non riesce neanche a salutarlo, era in fondo un po' timido. Padre Pio ormai sta per andare via. Allora lui racconta questo sacerdote che con la mente dice a Padre Pio, con la mente, si comunica con la mente e dice: Padre, tu soffri tanto, io vorrei sentire che tipo di sofferenza provi. Non finì di dire così che subito si sentì malissimo, non riusciva a respirare, sentiva come delle spine in tutto il corpo, i demoni che gli strappavano le carni, le orbite degli occhi arrossate, la bocca riarsa, la testa confusa, l'odio dei demoni, le urla dei disperati, i nervi contratti. Dice lui, la testimonianza di questo sacerdote austriaco, dice: è durato pochi secondi e nello spazio di non più di 5 secondi ho detto: Padre, basta! Padre, basta! 5 secondi, Padre Dio, questo l'ha vissuto 50 anni. Ma la grazia di Dio può tutto, lo dico agli ammalati, lo dico ai sofferenti, lo dico a chi porta la croce. La grazia di Dio compie miracoli se noi lo vogliamo. Perché la grazia di Dio è più forte delle nostre debolezze. E quando lui dice: ti prego, Padre, basta, sempre con la mente, lui racconta che il Padre Pio si ferma proprio mentre, immaginate la scena, stava per scomparire, indietreggia qualche istante, si volta proprio con lo sguardo a raggiungerlo, come per dirgli: hai sperimentato, io lo caro, quello che io porto nella mia carne. Che il Signore, per intercessione di Padre Pio, sul piccolo Nazareth, sul Radio Domina, sul piccolo Vesto, su tutta la Chiesa Cattolica in unione con Papa Benedetto, faccia scendere una pioggia di grazia, un odore di rose e gelsomini, un odore di violette, in modo tale che tutti in questo mondo senza Dio possiamo tornare a respirare Dio, laudetur Jesus Christus. Sì.